Si è svolta oggi pomeriggio la consegna della medaglia d'oro al valore civile all'avvocato Renato Ballardini. Giurista partigiano, già consigliere comunale negli anni della ricostruzione e deputato alla Camera, dove per 3 anni, dal 1965 al 1968, Ballardini è stato anche presidente della Commissione Affari Costituzionali, nonché vicepresidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali del biennio 1970-1972. Nella delibera consiliare che ha portato a questo importante riconoscimento, si afferma che l'avvocato Renato Ballardini ha acquisito meriti speciali per il suo impegno civico, nonché nei campi della cultura e della convivenza. Un riconoscimento importante per Renato Ballardini da parte del Comune e del Consiglio Comunale. Beh, sicuramente un riconoscimento straordinario, importante a un uomo della nostra città, della nostra riva, ma della comunità tentrina nazionale. Sicuramente i confini sono stretti per Renato, ma sempre mantenuto le radici qua, quindi era giusto ed era un riconoscimento non dovuto per l'uomo, ma era un riconoscimento dovuto per la storia e la passione con la quale Renato ha interpretato il nostro territorio, l'esigenza della comunità rivana, trentina e nazionale. Un importante riconoscimento da parte del Comune per la sua figura che tanto si è battuta per la pace e per la democrazia. Beh, sì, riconosco di aver avuto un'esistenza con occasioni buone per poter fare il mio dovere e l'ho fatto nella forma migliore possibile, battendomi appunto per la libertà, la pace, l'eguaglianza, questi valori, la tolleranza reciproca, la liberazione della gente dalla miseria. Ecco, ho sempre creduto in queste cose e sono sempre stato fedele nel perseguirle. Che messaggio vogliamo dare ai giovani del giorno d'oggi? Vogliamo dire qualcosa? Cosa è costata questa libertà e se è ancora in pericolo la libertà? Certo, i giovani devono sapere che questi valori non si conquistano una volta per sempre, bisogna guadagnarseli giorno per giorno. I giovani di oggi devono essere, secondo me, arricchiti da una cultura moderna, da una cultura aggiornata, da una capacità di comprendere il mondo nel quale oggi viviamo, che è diverso da quello di un tempo e che pone dei problemi che vanno risolti con grande impegno. E le battaglie che lei ha fatto sono sempre state logicamente in ambito politico. Adesso c'è una grande disaffezione alla politica, ma questo cosa può portare? È molto grave ed è dovuto al fatto che i partiti tradizionali non esistono più. Oggi ci sono dei gruppetti di potere e che non sono portatori di una cultura politica. Una volta c'erano delle ideologie, le chiamavano così, però dietro queste ideologie c'era una cultura, c'erano dei progetti. Oggi manca completamente, questa visione dei problemi del mondo collegati fra di loro e mangia completamente l'indicazione delle soluzioni. Bisogna ritornare a discutere di questi valori.